Allora, va bene, iniziamo quindi con la marcia funebre, no? Allora, la marcia funebre, secondo voi si fa in modo maggiore o minore? In modo minore, perché il minore è associato a, allora, cose funebri, tristi, drammatiche, tragiche. Fondamentalmente è questo, no? Ma nessuno vieta nel corso della marcia funebre di inserire la parte centrale che si chiama trio anche qui, quindi abbiamo scoperto che il minuetto, lo scherzo e la marcia hanno la forma A-B-A'. E quindi anche la marcia funebre avrà un trio che è più lento, ma certo uno dice, ma scusa, se già il tema è lento, è vero, però la cosa importante è che è in tonalità maggiore la parte centrale detta trio. Non è molto, non dura molto, però insomma, adesso si ascolteremo. Allora, l'attacco è straordinario, è di un'intensità questa musica incredibile. Allora, cominciamo subito. Io devo cambiare un attimo il file. Ecco qua, l'attacco. Lo strumento a fiato che fa il tema principale, cioè lo ripeti dopo che gli archi hanno presentato l'inizio. Qual è lo strumento a fiato che avete sentito adesso? Difficile? Dai, che bello far così. Il flauto, quasi tutti dicono il flauto, no. Perché per dare quel tono più mesto ci vuole uno strumento che ha un timbro un po' più scuro, più nasale, e quindi si prende l'oboe. Ricordatevi l'oboe. L'oboe. Poi più avanti verrà anche il fratello maggiore dell'oboe che si chiama corno inglese. E il corno inglese addirittura verrà usato per le scene da film, non è? Guardate che è vero, del campo di battaglia. Dopo il campo di battaglia, desolazione, no? Morti, il fuoco. Ed ecco che molti musicisti usano il corno inglese per dare ancora di più quel tono di tristezza. Quindi oboe e poi il suo fratello maggiore, corno inglese, servono molto per dare questo, accentuare questo tono di tristezza o di dolore. Andiamo avanti. Thank you.
poi si ripete il tema, e adesso arriviamo al trio in maggiore, dove l'atmosfera diventa serena per un po'. Adesso ritornerà al modo minore, sentiamo. Qui inizia la parte più seriosa del pezzo e Beethoven utilizza quindi il contrappunto del fugato. Il fugato sarebbe una derivazione della fuga, ma è molto più corto, nel senso che una cellula tematica viene riproposta un po' a catena, no? Tra gli strumenti dell'orchestra, e crea appunto, quando è in tonalità minore, un senso di severità veramente molto forte. Allora risentiamo questo inizio del fugato. Thank you.
il finale della marcia funebre. Ho sbagliato pulsante. Scusate, e beh, insomma, arriva, no? Allora, dov'è che è? Questo, due di, vediamo. Cioè. Veramente molto vasta, Beethoven non si accontenta di fare solo A via primo, ma addirittura ripresenta una seconda volta il tema del trio, quindi diventa un A, B, A primo, B primo, capite? Perché quando l'estensione è, appunto, diventa notevole, allora il compositore riprende anche un'altra volta il tema del trio, della parte centrale. Ecco, e comunque la conclusione deve essere sempre, ad ogni modo, sempre in minore, così. Un'altra novità importante, in Beethoven i contrabbassi ottengono l'indipendenza dai violoncelli. Perché? Per tutto quel periodo, cioè fino al classicismo, fino a Beethoven, i contrabbassi nell'orchestra non facevano altro che raddoppiare la parte dei violoncelli, soltanto un'ottava più grave, perché per natura il suono del contrabbasso è appunto più profondo. Ma Beethoven decide di dare una parte indipendente anche ai contrabbassi, e questo è importantissimo. E allora passiamo al finale della Sinfonia Eroica. Come ho detto, un tema con variazioni. Si presenta prima subito, no, per attirare l'attenzione con un presto, no, fortissimo, e cosa succede? Dopo però, dopo questa spruzzata di energia, si blocca e comincia a dare frammenti, no, del tema, no, abbiamo detto, frammenti di cose, dell'accompagnamento del tema, e questa è veramente una trovata fantastica. Sentiamo subito questo inizio del tempo finale.
dell'eroica. Vero e proprio, ci sono tutti gli accompagnamenti e le variazioni prima del tema, ve lo dico io quando arrivo al tema, per farci arrivare al tema. Fantastico, è una novità veramente straordinaria. Anche qui. Questo tema, in questo passaggio, sembra quasi una cosa di danza. Come mai? Come mai? Semplice. Perché Beethoven ha utilizzato per la sinfonia un tema di danza. Un tema che aveva usato per il suo balletto Le creature di Prometeo del 1800. Perché i compositori a volte dicono, beh, però quel temino qui mi piace, perché non usarlo da un'altra parte? Quindi prendono del loro materiale precedente e lo inseriscono in un'altra composizione. E questo non è una cosa molto comune, è una prassi molto comune. Il primo grande compositore che mi viene in mente è stato Bach. Per esempio, Johann Sebastian Bach, ma decine di volte ha utilizzato questa cosa. Una parte di un tema lo prendeva, lo metteva poi in un'altra composizione e naturalmente poi lo aggiustava con altre cose, ecco. Quindi questo tema così simpatico qui e danzante è proprio perché deriva dal balletto Le creature di Prometeo. Andiamo avanti.
Sentite che bel flautino. Che succede? Perché Beethoven adesso inserisce un tema nuovo che sorprende tutti. Un tema che è di una tale incisività che veramente io, quando l'ho ascoltato la prima volta, che avevo 14 anni, sono rimasto fulminato dalla bellezza, dalla sorpresa, ovvero dalla nuova aspettativa, perché vi ricordo che la musica più sorprende e più è importante, è più interessante. Più è monotona, è più è prevedibile, cioè più è monotona, e questo è fatto. Allora, qual è questo tema incredibile? Eccolo qua. È successo qua, che il tema da danzante è diventato quasi un tema di raccoglimento, quasi di preghiera. E che cosa ha usato Beethoven qui? Ha utilizzato soltanto i fiati, esattamente i legni, cioè flauto, oboe, clarinetto e fagotto, solo per questo episodio. Quindi ha fatto tacere gli altri strumenti proprio per dare più risalto a questo tono quasi supplichevole del tema. Ma poi ritornano gli archi.
adesso ci prepariamo all'apoteosi, il momento proprio dell'eroismo puro. E quindi ecco qui la parte dove tutto il nome di eroico è meritatissimo. Allora. Clima eroico, siamo ritornati a un clima drammatico, avete visto? Però questa volta con una certa gradualità, però è stato inevitabile. Quindi Beethoven fa un ultimo ripensamento verso il carattere drammatico e la sinfonia entra nella coda, cioè nella parte terminale, proprio con questo clima, possiamo dire, ancora triste. Che succederà? Cosa succederà? Succederà questo nel finale. Ci starebbe bene. Ecco, immaginate sempre che alla fine di una sinfonia ci viene scritto applausi qui dietro di me, no? Ecco, così creiamo un pochino più di... Allora, terza sinfonia, Beethoven è diventato un gigante, niente da fare, ha spazzato via tutti. Beh, continua così, un attimo, si concede una pausa di, possiamo dire, un pochino di, così, spiritosa con la quarta sinfonia che compone poco dopo, nel 1806,
e in si bemolle maggiore. Siamo già arrivati all'opera 60, la sinfonia numero 3 era l'opera 55. Da notare che sul tema dell'eroica esistono anche le variazioni per pianoforte, che sono opera 53. La sinfonia numero 4, come ho detto, è abbastanza solare. Anche qui Beethoven si diverte tantissimo nei contrasti strumentali e soprattutto tra il pianissimo e il fortissimo. Quindi un'altra caratteristica sono i contrasti dinamici, così si chiamano, quando il compositore passa in pochissimi secondi da un pianissimo al fortissimo, oltre che cambiare i gruppi strumentali. Sentiamo qualcosa dal primo movimento di questa sinfonia numero 4. Pochi di voi conoscevano questa sinfonia, immagino. Allora, vero? Non si ascolta mai la quarta. Ma non solo, ma in effetti è una di quelle meno eseguite, anche così, diciamo. Perché di solito si preferiscono quelle dispari, appunto la 3, la 5, la 7, la 9, vabbè, la 9. La 9 inutile, 9. Però quelle pari sono trascurate abbastanza, la 4 è una di queste. Ma sentite adesso anche una parte dello scherzo com'è simpatico. Thank you.
Sono stati i corni a fare prima dell'accordo finale, il richiamo. Bene, il finale della quarta sinfonia, così oggi concludiamo questa, le prime quattro di Beethoven. Eccolo qua. Sempre questa energia ritmica che è tipica sua. Ricordatevi sempre, un uomo che stava perdendo l'udito che scrive una musica del genere, e questo è straordinario. Thank you.
birbante Beethoven. Bene, e naturalmente la prossima volta ci sarà la sinfonia numero 5, quella toc 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 toc, no? Il destino che bussa alla porta, così detto. Poi la sinfonia numero 6 pastorale e l'inizio della sinfonia numero 7. Bene, io non so, avrei finito? Ditemi voi. Va bene? Arrivederci.